Ciao, sono Mirko e sì, ho fatto schiudere delle uova con questo qui, che sembra un forno a microonde, ma in realtà è soltanto la scocca del forno a microonde, perché l'ho modificato per farlo diventare un'incubatrice, ovvero una scatola che mantenga una temperatura precisa e un'umidità precisa, in modo da far sviluppare le uova che ci mettiamo all'interno. Praticamente simula una chioccia, una gallina. Quindi vi farò vedere che cosa ho modificato, cosa ci ho montato per renderlo un'incubatrice e poi passeremo alle varie fasi dell'incubazione, quindi da quando ci ho messo dentro le uova, vedremo anche lo sviluppo dell'embrione nell'uovo per poi arrivare alla schiusa. Ho iniziato con 10 uova, le ho recuperate da un contadino che aveva sia galline che galli, quindi erano uova probabilmente fertili. Da 10 uova ho ottenuto 7 pulcini, che comunque è un buon numero considerato che sono partito da una scocca di un forno a microonde e qualche componente elettrico, e zero esperienza, ovvero queste uova le ho fatte nascere soltanto perché navigando su YouTube ho visto persone che ci riuscivano e mi sono informato su come si fa, sui vari passaggi dell'incubazione e quindi ho deciso di provare da me. Tutto questo è nato anche un po' dalla noia della quarantena. Però sono contento del risultato ed è stata una bella esperienza che consiglio di farla sia per se stessi o magari se si hanno dei figli, dei bambini come progetto da fare insieme. Vi faccio vedere brevemente che cosa ho montato nel forno a microonde, poi eventualmente ci farò un video dedicato in cui spiegherò nello specifico che cosa ho montato e come si fa, quindi magari se qualcuno vuole rifarlo lo potrà rifare senza problemi. Ecco qui, questo qui è il forno aperto, diciamo. Come potete vedere, intanto ho isolato tutte le pareti con della plastica. Questo per mantenere il calore il più possibile all'interno e evitare dispersioni. Ho montato una ventola per il ricircolo d'aria, una ventola da PC, una lampadina della macchina per riscaldare l'ambiente e questa lampadina è controllata da questa schedina qui che si trova su eBay a 5 euro circa. Si imposta una temperatura e lei accende e spegne la lampadina per mantenerla. Fa riferimento a questo sensore qui di temperatura che è collegato a questa scheda. Una volta impostata la temperatura a 37,5 circa e mantenuta un'umidità del circa 40%, io ho usato questi due fondi di bottiglia incastrati con un po' di acqua e delle spugne per umidificare l'ambiente. Dicevo, una volta che abbiamo temperatura e umidità, possiamo inserire le uova. Vanno tenute per 21 giorni qui dentro e girate 2 o 3 volte al giorno per far sì che l'embrione si sviluppi correttamente. Questo è tutto. Quindi, come vedete, è la scatola di un forno a microonde, ma con tutt'altro all'interno. Bene, direi che ora possiamo passare alle varie fasi dell'incubazione, quindi da quando ho inserito le uova, a come le ho curate e quindi poi alla schiusa dei pulcini. Partiamo dalle uova. Ecco le uova del contadino, pagate 35 centesimi l'una. Ora le scarto, l'incubatrice fa da te è pronta. Niente, le scarto, ovviamente mani pulite, e le inserisco all'interno con molta delicatezza. Le uova sono state messe con la punta, quindi con l'angolo acuto verso il basso. In questo modo nella parte più grande dell'uovo si crea una bolla, una sacca d'aria, che sarà quella che il pulcino, quando si schiuderà, si spera, userà per respirare nei primi momenti. Su ogni uovo andrò anche a fare un segno, in modo così quando le vado a ruotare posso capire se sono già state girate o meno. Ecco le uova posizionate, ora valuterò se lasciarle così oppure se creare dei supporti con il cartone. Ecco qui, infatti alla fine ho preferito metterle così in modo da averle ferme, non possono rotolare in giro. Adesso chiudo e partirà l'incubazione. Mi sono preparato questo foglio con tutti i giorni e 5 caselle da spuntare ogni volta che le giro. Questo fino al 18°-19° giorno. Gli ultimi giorni non verranno più mosse perché ormai il pulcino dovrebbe essere formato e dovrò soltanto alzare l'umidità da qui in poi. Dal quarto giorno si inizia con la speratura, ovvero il processo in cui si verifica che effettivamente all'interno dell'uovo si sta sviluppando un pulcino.
Si effettua posizionando l'uovo sopra una fonte di luce in una stanza buia e se effettivamente c'è un pulcino che si sta sviluppando all'interno vedremo una macchia scura, ovvero il pulcino che inizia a formarsi, e tutto intorno sulle pareti dell'uovo vedremo dei piccoli vasi sanguigni. Possiamo anche notare che effettivamente questa macchia si muove, ovvero non è un punto fermo ma è un qualcosa di vivo. E effettivamente quindi c'è vita nell'uovo. Arrivati intorno al 19°-20° giorno ci si può aspettare una nascita, e effettivamente così è stato. Infatti il 19° giorno di sera mi è nato il primo pulcino, ovvero l'uovo ha iniziato a rompersi. Fortunatamente ero a casa, quindi sono riuscito ad assistere alla scena e a registrare anche l'avvenimento. Potete vedere quindi il pulcino che con il becco rompe il guscio e man mano cerca di scoperchiarlo. Ci ha impiegato all'incirca un paio d'ore, è stata una cosa molto lenta e faticosa per il pulcino, ma è importante lasciarli fare, quindi non aiutarli, non mettere mano. Si prende delle piccole pause e poi ricomincia a sforzarsi per uscire dall'uovo. Una volta uscito è piccolino, bagnato e per questo bisogna lasciarlo un po' di tempo nell'incubatrice e asciugare, altrimenti prenderebbe freddo e potrebbe fargli molto male. Ho preparato una scatola di cartone, ci ho messo dentro della stoffa, della carta, del cartone e anche un po' di cracker. La mattina dopo mi alzo e trovo altri tre pulcini nati. Appena nati i pulcini non sanno proprio come mangiare o come bere, per cui cerco di aiutarli stuzzicandoli con un po' di cracker sbriciolato oppure con dell'insalata umida con un po' di acqua. Durante la giornata ne nascono altri tre e a quel punto preparo una gabbietta e li trasferisco tutti lì dentro. Sono 7 quindi e si addormentano di continuo. In realtà continuamente passano dal muoversi e cinguettare al chiudere gli occhi e appisolarsi. E sono anche molto molto affamati. Spero che il video vi sia piaciuto, e in questo caso commentate, mettete un like e iscrivetevi al canale magari.